Ti prego, spingilo, Apple Jack. Parto. Julie. Puoi arrivare alla stazione e farmi il biglietto per il rapido delle 11? Ah, cambiami questo assegno, ti prego. Chiedi il favore a Mary. Dopo mi farebbe piacere tu mi accompagnassi. Julie, pensaci bene. Ci ho pensato, Applejack. Sono giorni che non faccio altro. È così tanto tempo che siete sposati. Ma ora è come se ci separassi un muro. E quando a due persone succede questo, non rimane niente. Il reparto microsolchi. Eccola qua. Vorrei quello grande lassù. Oh, Beethoven? Sì, l'ultimo a sinistra, da $9. La nona sinfonia. Ah, sì. Li tenete in cantina? Altri dischi? Ah, no, no. Chi di voi suona gli spartiti? Li suono io. Ah, è lei, eh? Mm-hmm. Le dispiace suonarlo per me? Certo, sono qui per questo. È una canzone nuova? Diceva, signore. È una nuova canzone. Mi scusi, non avevo capito. Sì, è appena uscita. Deve essere piacevole da ballare. Lo è. Che c'è sull'altra facciata? Anche quella è una novità. Le dispiace farmela ascoltare? No, torno subito. Thank you.
Buonanotte. Le conti dei fiori, signore. Non la sto seguendo. Né io mi farei seguire. Qualcosa non va? Ah, niente. Io vivo qui, ecco tutto. Oh. Beh, notte. Buonanotte. Le secca se le faccio una domanda personale? Sentiamo. Ha un grammofono in casa? Oh, santo cielo, certo. Mi farebbe ascoltare questo? Altrimenti dovrò immaginare di ascoltare la musica. Non ne ha uno in casa? No. E allora perché ha comprato tutti qui? Your face is near to me, and it's dear to me, though it's just a memory. Vuoi dirmi a che pensi? Alle parole di quella canzone. E a quello che mi hai detto mentre ballavamo. E tu? Stavo sognando. Sarebbe bello passare tutti i giorni come oggi. Voglio dire, mi piacerebbe che ogni giorno fosse una vacanza. Senza dover tornare a casa e senza dover andare al lavoro. In un'altra vita. Il tuo desiderio si avvererà, un bambino. Che c'è scritto? Oh, niente, sciocchezze. Fa vedere. Ma no, sono solo stupidaggini. A queste cose credono solo gli ingenui. Non ti piacciono molto i bambini, vero? No, no, mi piacciono, solo che sono delle pesti. Matrimonio in vista. Che dice? A vedere. No, niente. Dai, forza, leggimelo. Avanti. Sarei sempre uno scrapo. Che romantico. Ehi! Hey. Oh. Credevo tu mi avessi detto che saremmo stati soli. Prenotare l'oceano è stato facile, ma non così la spiaggia. Dai, non te la cavi male. Ancora un paio di lezioni e forse riuscirai a nuotare. Solo perché ci sei tu a tenermi su. Quando sei con me sei al sicuro. Tu pensi che sia al sicuro adesso?
Se c'è qualcuno che non lo è, quello sono io. Si è fatto tardi. Dobbiamo andare. Oh, chi ci corre dietro? Oh, se fai così perderemo anche l'ultimo treno. Oh, avanti, Roger. Vestiamoci adesso. Va bene. Joe Carter here yet? Yes. Joe. Hi, Joe. Hello, Elmer. Just off the boat. Julie, has he phoned yet? Has who phoned? Besides, it's none of your business. Well, you don't have to bite my head off. Oh, I'm sorry. It's all right. You'd think the big lummox had phone or something. Well, he said he might have to go out on a story. Yeah. Julie, has he ever said anything? You know what I mean about... said anything? Mm-hmm. No, not right out. Oh, that's what I thought. Men never say anything right out. You gotta drag it out of them. The things a man will do to keep from getting engaged. Applejack! Come on in! Dai, levati il cappotto. Mettilo dove lo posso prendere alla svelta. Non dovevo venire. Oh. Invece hai fatto benissimo. Mi sarei offesa se non venivi. Avanti, ti presento ai miei amici. Meglio di no. C'è da bere in questa casa. Piena fino all'orlo, come direbbe un ubriacone. Ne volevo solo un goccio. Ma puoi prenderne quanti gocci vuoi, ci sono tutte le marche. Dai, non fare complimenti. E tu? Io non bevo. Pensa che alla fine mi divertirò anch'io a questa festa. Dov'è Roger? Non lo so, sei tu il suo amico. Ci sei cascata come una peracotta, eh? È un tipo molto simpatico. Attenta. Non voglio che una brava ragazza come te soffra per un furfante simile. Un giorno ti invita al mare e il giorno dopo è partito per la giungla brasiliana e poi dice che lavora. Naturalmente, girare il mondo come giornalista può anche essere pericoloso. Sai come sono queste cose. Ma potrebbe sempre cambiare, però. Se vi sposate, Applejack, e poi... Senti, non preoccuparti per me. Me la so cavare anche da sola. Figurati se mi sposo col giornalista spiantato. Sul serio? Oh, Applejack. E io che mi preoccupavo. Per cosa? Sono quasi 6 mesi che gli ripeto quella ragazza finirà per metterti l'anello anche al naso. Oh, Applejack, you're cute. Devo parlare. È sempre così affollato. Having fun. You've been pushing me around all evening. Now pull him. Where you been, pal? Don't be angry, Julie. I'd have been here sooner, only a lot's happened. It's a fine time to come to a party just before midnight. I know, darling. I'm sorry, but I've had a million things to do. Now, wait a minute, darling. I want to get this straight. I want to tell you everything. Julie, la mia grande occasione è arrivata. Flint rinuncia al posto a Tokyo. È il nostro corrispondente giapponese. Pare ci sia stancato dell'imperatore.
Dovevi sentire il vecchio Benjamin. Un solo uomo in Oriente e lui se ne va sbattendo la porta. Oh, ma tu hai freddo? Tieni, mettiti questo. No, niente, è solo l'emozione. Ecco fatto. E tu prenderai il suo posto? È quello che me l'ho chiesto al giornale. Mi hanno dato un biglietto per il treno che parte alle 3 di stanotte. Arriverò a San Francisco appena in tempo per imbarcarmi sul piroscafo per Yokohama. Oh, non posso ancora crederci. Hanno scelto proprio me. Oh, ma tu sei in gamba, hai la stoffa per riuscire. Diventerai famoso. E così parti. È di questo che volevo parlarti. Una buona paga, un contratto di 2 anni e nessuno che ti dica quello che devi fare. È l'occasione che ho sempre aspettato. Ascoltami, io non voglio che tu... Non fare il bambino. È giusto che tu parta, se è questo che ti preoccupa. Non pensare... No. Non è questo che mi preoccupa. So che vuoi che io accetti il posto. Il fatto è che... Julie, sposiamoci. Sposiamoci subito, stanotte. Ma... Fra 3 mesi avrò i soldi e potrai venire anche tu. 3 mesi? Allora perché sposarci adesso? Beh, vuoi che lasci un musetto buffo come il tuo a scorrazzare per il paese? Metti che qualcun altro ti scopre. Julie, ho bisogno di te. Finché morte non ci separi. Finché morte non ci separi. Buon anno! Buon anno! Buon anno! Anche a te! Su, vieni, andiamo morti. Non ci rimane molto tempo, vieni. Buon anno! In ricchezza e in povertà. In ricchezza e in povertà. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Per amarsi e rispettarsi. Per amarsi e rispettarsi. Finché morte non ci separi. Finché morte non ci separi. Biglietti, eccolo. Ce l'abbiamo fatta. Grazie, Jack. Di niente, figliolo. Pensa tu a Giulia. Non preoccuparti. Ciao, Dora. Dalle un'occhiata anche tu. Oh, Roger. Ciao. A presto. Scusate un attimo. Aspettatemi, certo. Roger, non posso lasciarti partire. Ecco qua, signora. Grazie. Grazie a lei, signora. Cara, non è un addio. È un arrivederci. Posso far niente per lei, signore? Tra quanto parte? Circa 3 minuti. Grazie. Allora, signora Adams? Signora Adams, suona strano, vero? No, non strano. Favoloso. Sei tu favoloso? Anche tu. È sempre così quando sono su un treno. Non so se sono i rumori o se è l'odore o chissà che cosa. Vorrei poter partire per un viaggio lunghissimo. Lo so. Provo anch'io la stessa sensazione. Oh, Roger, quando avremo la nostra luna di miele? Presto, amore, presto. Promettimi una cosa. Promettimi di portarla sempre. La porterò sempre, qualsiasi cosa accada. Grazie. Roger, il treno sta partendo. Prima o poi si fermerà.
Si parte! Promettimi di scrivere. Lo farò. Ti amo, Roger. Anch'io. Mai aspettata una casa così. Mi sembra un sogno. Questi sono i domestici, papà Sam e mamma Sam. Sam. Ah, ciao. 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 Ciao anche a te. Ciao. Di papà Sam, vivono qui. Pensavo non ti piacessero i bambini. A me? Sempre piaciuti. Vieni, ti faccio vedere. Che ne dici della casa? È stupenda. Ma è così lussuosa. Possiamo permettercela. Oh, non preoccuparti per delle simili sciocchezze. Lascia che le finanze ci pensi io. Ora spostiamoci un po'. Ecco. E qui, ti piace? Caro, è bellissimo. Sei così dolce. Mi sarei accontentata di qualsiasi cosa pur di riaverti. Oh, lo so, ma per te solo è il meglio. E non è ancora finito. Questo era il sotto, ora c'è il castello a due. Che cos'è il castello a due? Il castello a due è la camera da letto giapponese. Hanno sempre dei nomi così dolci per tutto? Sì. Roger, è perfetta. Davvero perfetta. Sapevo che ti sarebbe piaciuta. Ciao, piccola. Roger, vivremo qui. Sì, staremo qui per tutto il tempo. Ma certo, è tua. Me l'ha venduta un americano che tornava a casa. I mobili, due servi, tre ragazzini, una gatta, i suoi gattini. Tutto per 2.000 yen. 2.000 yen? E sarebbero? Quasi un migliaio di dollari. Un migliaio di dollari? Presso poco. Devono averti dato un bell'aumento. Prima mi mandi i soldi per il viaggio e poi questa reggia. Solamente un anticipo. Anticipo? Sì, ho chiesto un anticipo sullo stipendio. Oh, qui lo fanno quasi tutti. L'altro giorno un collega in ufficio mi diceva: vorrei che fosse già aprile. E io gli ho chiesto perché. E lui mi ha risposto che così avrebbe potuto chiedere un anticipo sulla busta di dicembre. Oh, no, Julie. Non dirmi che sei una di quelle mogli sempre preoccupate per i soldi. No, è solo che... È solo che... Prima o poi dovrà anche arrivare l'eredità. Sì, lo so, ma non vorrei iniziare facendo debiti. Specialmente... Devi ancora imparare un sacco di cose sull'Oriente. Roger. Te lo ricordi? Ah, certo, è uno di quei bigliettini della spiaggia. Non sapevo li conservassi. Ci credono solo gli ingenui, dicesti così. Veramente? Mm-hmm. Beh, io... Qualche volta... Anche i desideri possono avverarsi. Ma sicuro? Edna, perché non me l'hai scritto appena l'hai saputo? A te non piacciono. Non mi piacciono? Ma chi l'ha detto? Come potrei averne tre che...
E questo è tutto nostro. Un piccolo americano. Tutto nostro. È stupendo. Roger, avevo tanta paura. Benvenuta a casa, Musetto. Molto bello il kimono. Molto, molto soldi. Fortunata, marito molto ricco. Non so per quanto lo rimarrà. Signor Adam. Ciao. Già di ritorno. Come fai ad essere così bella? Ma cosa diranno in ufficio? Su, fatti vedere. Se aspettare un bambino ti trasforma così, perché non farne un'intera squadra? Ti piace? Oh, Roger, è stupendo. Ma come mai questo regalo? Oggi non è il mio compleanno. È un souvenir. Un souvenir del grande Giappone. Perché, cara, noi partiamo. Partiamo? Mm-hmm. E si prepari alla buona notizia, signora Adams. Perché solo buone notizie io le porto. Noi ora apparteniamo a quella piccola classe conosciuta come gli sporchi ricchi. Roger, l'eredità. Sì. È arrivata. Sì, signora. Oh. È magnifico. Eh sì, e ci avresti scommesso che arrivava così presto? No, non ci speravo più. Contenta? Sì. Andiamo a giocare a palla. Bravo, io gioco a palla. Gli sto insegnando a giocare a baseball. E ora, paragrafo 2. La signora e il signor Adams, giovane e ricca coppia, hanno annunciato di essere in partenza per il giro del mondo. Il giornale vuole un servizio? No, l'ho lasciato il giornale. Questa è la nostra ultima follia prima di diventare dei buoni genitori americani. Roger, non avrei lasciato il tuo posto al giornale solo perché è arrivata l'eredità. Oh, tesoro, abbiamo aspettato anche troppo. Ricordi la luna di miele che ti ho promesso? Beh, la faremo ora. Ma ora è diverso. Ora dobbiamo pensare al bambino. Proprio per questo, quando ci sarà lui non potremo più andare da nessuna parte. E poi voglio che nasca a casa, in America. Dopo comprerò un piccolo giornale di provincia. Ma un viaggio come questo ci costerà una fortuna. L'eredità era più di $20,000. No, a dire la verità era meno di 20.000. Abbiamo venduto il terreno per 13.500 in contanti. E possiamo partire e comprare un giornale con $13,500? Beh, non dimenticare che ci sono da pagare anche le tasse e gli avvocati. Quanto ti è rimasto, Roger? È rimasto, pagati tutti, $10,000. 10.000, eh? Mm-hmm. Oh. E poi devo ancora restituire i $2,000 della casa. E così ti rimangono solo $8,000. Sì. Ma hai mai avuto in vita tua una cifra simile? No. E allora perché fai tanto la difficile? Non faccio la difficile. È solo che tu non pensi alle cose. Presto non saremo più noi due soli. Hai rinunciato ad un ottimo lavoro solo per inseguire un sogno. E pretendi che faccia i salti della gioia. Va bene, va bene. Pensavo che l'idea di un viaggio ti avrebbe fatto piacere. E se sapevo che la prendevi così non te ne avrei neanche parlato. E come sempre hai ragione tu. Ok, non partiamo. Avremo bisogno di vestiti pesanti? No, no, lascia perdere. Thank you.
E ora sa tutto. Il suo organismo si sta riprendendo. In un paio di mesi potrà tornare a giocare a tennis. E adesso passiamo alle buone notizie. Lascerò che suo marito le faccia visita. Che ne dice? Contenta? Va meglio, vero? Negli ultimi due giorni ho avuto il mio bel da fare a tenere quel ragazzo lontano dalla sua stanza. Ciao, amore. Ciao, Roger. Caro. Avrei detto chissà cosa per starti vicino. Sai, in questi giorni ho pensato un po' a lui. Sono stato in tutti i paesi qui intorno a cercare quel piccolo giornale, ti ricordi? E poi non parliamo più di viaggi per il mondo. Ora non siamo più dei bambini. Sai, penso di averlo trovato. È in una piccola città a nord di qui, si chiama Roselia. La conosci? È proprio come il posto che cercavamo, sai? Il tipo che ce l'ha mi ha telefonato per darmi un appuntamento. Vuole che vada a vederlo con lui. Voglio vivere in una casa nostra, solo nostra. Qualcosa che ci appartenga. E se il giornale avrà successo, potrò darti tutto quello che vuoi. Potrai avere vestiti, una macchina, qualsiasi cosa. Non pensare solo a me, Roger. Vedi, ora non riesco a provare nessun interesse per quelle cose. Non mi sembrano più importanti come prima. In tutta la vita, un solo desiderio non si avvererà più. Thank you.
E adesso, direttore, che ne pensa? Così sembra più pulito. Sa una cosa, signor Adams? Un giorno mi piacerebbe un sacco fare il suo lavoro e giocare con l'inchiostro. Ti piacerebbe? Ok, ti sei trovato un lavoro, un bel lavoro sicuro. Ah, grazie. Proprietario piccolo giornale Veloce Sviluppo, in piccola città più veloce sviluppo dell'Ovest, offro di posto redattore capo, Roger. Applejack! Salve, Roger, ti trovo benone. Mi hai fatto preoccupare, pensavo non venissi più. Ah, e così questo sarebbe quel tuo piccolo giornale in pieno sviluppo? Che ne dici? Hai deciso di mettere su un museo. Fa dare un'occhiata. È il numero di domani, che ne pensi? L'ho pubblicata in codice. Ma no, è la compositrice che si è rotta. Perché credi che t'abbia chiamato? Applejack! Ciao, Julie! Sono proprio contenta di rivederti. Vieni subito ad aiutarmi ad aggiustare lo scaldabagno. Aspetta il tuo turno, prima da fare qui. Va bene. Il giornale da queste parti ha sempre la precedenza. Ok. Che le hai fatto? Non parte? No. E ora dov'è quello scaldabagno? Entra, Applejack. Non sapevo tu fossi occupata. Non sono occupata. Stavo solo pensando a come sistemare questa stanza. Volevo mostrarti la sottoscrizione della compagnia telefonica. Beh, per un po' non avremo problemi. Speriamo bene. Se continua così, potremo comprare la carta per un altro mese. Roger è ancora fuori? Oh, sta cercando altri abbonamenti. Mi ha detto di dirti che forse faceva tardi. Ah, beh, allora vieni. È inutile aspettare che la cena si raffreddi. Senti, Julie, in questa casa manca un bambino. Pensavo che tu lo sapessi. Ah, sì, certo che lo so, ma io parlavo di adottarne uno. Sicuro, se ne trovano buoni anche in questo modo. Lo sai, anch'io sono stato adottato. Non è un granché come raccomandazione, ma non sono venuto tanto male. E poi un sacco di regolari sono finiti in galera. Se tu avessi potuto vedere quei simpatici figli di un cane dei miei amici, eravamo i più bei nocciosi di tutta la città. Roger non accetterebbe mai una cosa simile. Un figlio che non sia suo. Perché no? Non è uno stupido. Era anche lui all'ospedale. Potrebbe forse riconoscere suo figlio tra altri 10 neonati. In questo modo andate lì e scegliete il marmocchio che vi piace di più. Così niente sorprese. Sai, è un bel po' che ci penso sopra. Voglio adottarne uno. Roger era così dispiaciuto quando... È solo che non so come dirglielo. Julie, la vuoi sapere una cosa? Anche lui la pensa come te. Solo qualche giorno fa, mentre lavoravamo insieme, stavamo così, parlando. Ne stavate parlando insieme? Sicuro. E anche lui ne vuole uno. Perché non ne ha mai parlato con me? Beh, ha paura di toccare l'argomento perché crede che tu non ci voglia più pensare.
Non ci voglia pensare. Se sapesse quante volte avrei... E che bella sfacciataggine. Mio marito che parla di cose così delicate insieme a un tipografo. Caporedattore, prego. Ok, con il caporedattore. Gli farei tu da madre? No, io volevo solamente... E così vuoi? Aspetta che lo prenda e vedrai. State litigando, eh? Oh. Ciao, Roger. Voglio farti vedere la nuova macchina. Vieni un attimo giù con no, me. No, Roger, aspetta un minuto. Applejack, perché non me l'hai mai detto? Dirti cosa? Voi due avete parlato molto ultimamente. Julie, le mie erano confidenze. Di che cosa abbiamo parlato? Beh... Su, avanti. Lo sai, sul fatto di... Me l'ha detto. Che cosa? Ti ricordi, ne abbiamo parlato quando io... Vuoi dire anche a me di che parlavamo? Roger, se vuoi adottare un bambino, perché non ne hai parlato anche a me? Eh sì, ha ragione. Prima dovevi parlarne con lei. Che c'entro? Non gli farò io da madre. Tu hai detto... Hai detto a Julie che volevo adottare un bambino. Solo un piccolo accenno. Ho cercato di essere diplomatico, ma... Oh, gliel'hai detto, eh? Sì. Caro, sono così felice che anche tu... Oh. Sì, lei lo desidera persino più di te. Beh, visto che lo vogliamo tutti... Che aspetti? Ne adotteremo uno. Oh, tesoro, sono così felice. Se non me lo avessi detto, chissà per quanto tempo ancora non ne avremmo parlato io e te. Beh, io vado giù, ho una macchina da aggiustare. Sì, sei molto bravo ad aggiustare. Non me la sono cavata poi così male con lo scaldabagno. Oh, già che ci siamo, Julie. Forse è meglio... Quando arriviamo lì, cerca di rimanere più obiettiva possibile. E voglio dire, non innamorarti del primo moccioso che ti fanno vedere là dentro. E cosa ti fa pensare che io possa prendere il primo che capita? È già da un bel po' di tempo che mi occupo della spesa per tutta la famiglia e non ho mai scelto niente che non ti piacesse. E di questa che ne dici? Ma è carino. E poi oggi il farfallino è di moda. Ho qui la vostra lettera. Età circa 2 anni, occhi blu, capelli biondi, fossetta al mento, di carattere dolce. Noi vorremmo un maschio. Ma daremmo volentieri un'occhiata anche alle bambine. No, Julie, ne abbiamo già discusso, lo sai. Solo un'occhiata, che vuoi che sia? Va bene. Quali può farci vedere? Oh, questi sono gli uffici dell'amministrazione, non teniamo nessun piccolo qui. Oh. Quasi tutti vogliono occhi blu, capelli biondi, fossetta al mento. Tutti chiedono un bambino di 2 anni. Sapete dirmi il perché? Beh, vede, nel nostro caso, quella sarebbe stata l'età del nostro bambino se non fosse... Ah, capisco. E poi i bambini a 2 anni sono... Sì, cominciano a diventare indipendenti, no? No, non sempre. In questo momento non abbiamo nessun bambino disponibile. C'è una lunga lista d'attesa. Abbiamo 3 domande per ogni singolo bambino. Le richieste aspettano anche 1 anno. Cosa? 1 anno? Ma dovremmo aspettare così tanto tempo? In fondo anche i veri genitori aspettano 9 mesi. Sì, certo, Lo sappiamo, ma vede, noi abbiamo già atteso così a lungo. Capisco, mia cara, ma siete ambedue molto giovani. E poi noi abbiamo bisogno di tempo per le nostre indagini. Delle indagini? Vede, signor Adams, noi siamo esigenti sul conto dei futuri genitori, come lo siete voi per il bambino. Oh, naturalmente. Sì. E lei quali attività svolge? Sono editore, possiedo il Roselia Carrier. Ah, editore. Esatto. Vogliate scusarmi, c'è la signora Green al telefono. Che cosa devo dire? Oh. Dille che siamo spiacenti. Ma che purtroppo dalle nostre ultime indagini risulta che il signor Green non possiede un reddito fisso. In un secondo tempo, se la loro situazione finanziaria migliorerà, esamineremo di nuovo la loro richiesta. Sia ben chiaro che non è nostro intento trovare per i piccoli delle famiglie agiate. D'altra parte, è per noi di primaria importanza la certezza che i genitori adottivi siano economicamente indipendenti. Ah, certo. Leggo nella vostra lettera che vivete in campagna. Bene. Presumo abbiate una casa con intorno un ampio cortile. No, non abbiamo un cortile. Abitiamo in un appartamento. Ma ci sono dei giardinetti vicino. E poi abbiamo una grande terrazza sul tetto. Ci sto costruendo una ringhiera.
Posso costruire uno scivolo con la sabbia. La terrazza è molto meglio di un cortile, così il ragazzino non gioca in mezzo alla strada. Non deve avere per forza un cortile, vero? No. Il bambino avrà una sua camera, vero? Questo è molto importante. Ah, sicuro? Oh, sì, sì, abbiamo una bellissima camera. È praticamente già pronta ora. Oh, molto bene. E ora, veniamo al reddito. All'incirca quanto guadagna la settimana? Beh, io non lo so con esattezza. Credo un centinaio di dollari. Dovrei dare un'occhiata ai registri. Beh, per adesso non occorre. Portate a casa questi moduli, riempiteli e spediteli, così che noi potremo avere tutti i dettagli. In seguito verrà da voi uno dei nostri impiegati per il controllo. Benissimo. Voi naturalmente ci avvertirete prima, vero? No. Sarà una visita a sorpresa, facciamo sempre così. Vedete, vogliamo trovare la vostra casa così come ogni giorno e non pronta e ripulita per gli ospiti. Capisco. Arrivederci. Arrivederci, Miss Holden. Arrivederci. Oh, non importa se non hai capelli biondi. Non è così importante. Amore. Sono troppo difficili per i miei gusti. Dovevi proprio darti tutte quelle arie. Quando? Non guadagniamo $100 alla settimana. Lo vuoi il bambino, sì o no? Non possono provarlo, io non tengo i registri. Andiamo. Oggi grandi pulizie, eh? Amore, guarda cosa ho trovato. I vecchi dischi. Dovremmo comprarne degli altri. Ma adesso ti fermi, figlia d'un cane. Ma io ti spezzo le ossa, ammasso di ferraglie. Vogliate scusarmi, ma quando uno lavora... Vive qui la signora Adam? Sì, al piano di sopra, ora la chiamo. Ah, oh, non c'è bisogno. Sono Miss Oliver dell'orfanatrofio, conosco la signora. Non credo che sia in casa adesso, penso sia in chiesa. In chiesa, a quest'ora. Beh, vedete, lei e il signor Adams ci passano molto tempo. Vanno in chiesa e pregano, proprio delle brave persone. Sono sicura che non avrà niente da ridire se do un'occhiata. Oh, no, non si arrabbierà, povera signorina Julie. Oliver. Benissimo, signor Adams. Oh, mi scusi. Non è niente. Perché non si accomoda? Oh, ecco. Non si preoccupi. Vuole vedere l'appartamento? Proprio così. È tutto qui. È un po' sporco in questo momento. Stavo pulendo. Vedo. Quella è la nostra camera da pranzo. E se vuole seguirmi. Questa è la cucina. Mio marito doveva ripararla, ma non ha mai tempo. E così siamo tornati alla camera da pranzo. Le preparo una tazza di tè? No, grazie.
E la stanza per il bambino? Potrei vederla? Sì, sì, è da questa parte. Questa stanza è proprio un sogno. Le piace davvero? Tutti i bambini dovrebbero avere una camera come questa. Oh, voglio che veda la terrazza. È quasi pronta, venga. Bene. Come sta, Miss Oliver? Bene, grazie. Non l'aspettavamo. Ho appena finito di costruirlo. Può reggere qualsiasi scatenato ragazzino di 2 anni. Penso di avere una sorpresa per voi. Abbiamo un nuovo piccolo ospite. No. Grazie, Oliver, vuol dire... Venga a sederci qui. Sedete. Questa è la ragione per cui sono venuta a trovarvi. È una femminuccia. Non vogliamo una bambina. Una pupa di solo 5 settimane. Appena nata. Noi, si ricorda, volevamo un bambino più grande. Allora dovrete aspettare più di un anno. In fin dei conti, l'età di questa creatura è per voi così importante. Anche la bambina prima o poi avrà 2 anni. Ma noi non sappiamo nemmeno come si cambiano i pannolini. Oh, nessuno lo sa finché non sia un bambino. E questa signora, mi creda, è un amore. A dire la verità, ci sarebbe un'altra giovane coppia prima di voi, non dovrei dirvelo. Ma la mia esperienza mi dice che voi sarete i genitori ideali per la piccina. È per questo che avrete la possibilità di vederla per primi. La portate qui con lei? No, è ancora al nido. Lei e suo marito dovrete venire in città. Me ne parli un po', Miss Oliver. Beh, non posso descriverla con esattezza. Questa bambina è veramente unica al mondo. Unica al mondo. Solo che non è un maschio. Ascolta, Roger, non succede niente, è solo guardarla. Se non ti piace, aspetteremo. Noi non vogliamo una femmina. Ti prego, tesoro, solo per guardarla. Ok, le daremo un'occhiata. Oh, splendido. Telefonatemi in settimana, va bene? Ora devo andare. Oh, amore, vedrai. Ah, nel caso voi cambiaste idea, telefonatemi subito. Sì, sì. Miss Oliver, la prego, finché non l'avremo vista noi, non avverta l'altra coppia. Stia tranquilla. Unica al mondo. Per questo ho voluto che foste i primi. È un vero amore. Perché non quello? Questo è anche un asilo. Tutti questi bambini hanno già i genitori. Eccetto questa graziosa bambolina. E come stringe? Per essere una bambina. Vuole prenderla in braccio? Oh, certo. Ma
Ciao, piccola. Beh, ora che l'hai vista possiamo tornare a casa, no? Ok, hai vinto tu. E quando potremo averla? Anche ora, se volete. È vostra per un anno di prova. Ora? Vuol dire che possiamo andarcene via di qui con lei? Il nostro regolamento lo permette. Quando siamo sicuri che i genitori e il bambino sono fatti l'uno per l'altro. A casa non ho niente, non sappiamo cosa darle da mangiare. È talmente piccola che... La signorina Morgan vi fornirà di tutto l'occorrente, i vestitini e anche le ricette per le pappe, così saprete come preparargliele. Grazie per essere stata così gentile, Miss Oliver. Non ringraziate me, il signore ha voluto così. Forse mentre aspettate vi farebbe piacere saperne un po' di più sulla storia di questa piccina. Vi assicuro che è unica come lei. Visto che lei si fida di noi, noi ci fideremo di lei. Arrivederci. A presto. Arrivederci. Chiudo io la porta. Fa piano, hai sentito come piange quando si sveglia? Penso io alla luce. Tu stai attenta a non farlo cadere. Voglio dire, farla cadere. Ecco, rimani lì. No, no, no. Ti tolgo le scarpe. No, è troppo bassa. Prendi quella grande in camera nostra. Roger, devi fare tutto questo rumore. È la porta, non è colpa mia. Ci penso io. Così sta bene. Dai, andiamo a letto. Non lo so.
Io non vengo a dormire. Deve mangiare tra mezz'ora. C'è scritto qui sopra. Metto la sveglia. Vieni. Tu intanto prepara il letto. Svegliare la bambina. La lascia. Giulia, per favore. È normale che faccia così? Non lo so, pensi che non stia bene? Eh? Oh. Sta respirando. È proprio una brava bambina, vero? E siamo stati fortunati. Su, torniamo a letto. Dai, fa qualcosa, presto. Che cosa? Dai, fa qualcosa, non vedi che sta male? Non so che cosa fare. Non rimanere rimpalata, fa qualcosa! Tieni la tua, allora. Ecco, e ora fa tu qualcosa. Io telefono a Miss Oliver. Voleva il suo papà. Sposta un po' la sedia. Ecco.
googly, googly, googly. Julie! Julie! La bambina! Hanno rapito la bambina! Mi sento più sicura se la bambina dorme con me. Non attardarti più a farmi scherzi, sì. Buongiorno, ragazzi. Ehi! Che diavolo vuoi fare? Spegna! Now, what are you trying to do? What am I trying to do? Stampare il tuo giornale, ecco cosa volevo fare. Ma bravo, così svegliavi la bambina. Quale bambina? La mia bambina. La tua bambina? Sì, l'ho presa ieri sera. Sul serio, una bambina? Sì. Uè, una bambina! Piano! Venite. Vuoi una mano? No. Non vuoi che ti aiuti? No, grazie. Qualcosa non va. Va tutto benissimo. Qualche problema?
Non riuscirò a fare niente finché ve ne state lì seduti a spiarmi. Andatevene, tutti quanti, andatevene tutti. Su, lavoro, forza, su. Ragazzi. Su, alla svelta. Fate piano per le scale. Oh, Roger, non riuscirò mai a fare il bagno. Ho troppo paura che affoghi. No, no, tesoro, non prendertela così. Ehi, qui c'è qualcuno che aspetta di fare il bagnetto. Su. Ecco. Su. Come va, Stellina? Adesso lo zio Applejack ti farà giocare con l'acqua. Passami la spugnetta. Ecco qua. Un giorno lo zio ti imparerà a nuotare. Oh, Roger, non ci riuscirò mai, non ne sono capace. Ci riuscirai. Tutto quello che devi fare è farle capire chi è che comanda tra voi due. Dimmi, dove hai imparato a fare queste cose? Mia sorella aveva 4 figli. Lei ne aveva 2 e io gli altri. L'asciugamano. Abbiamo finito, mascherina. Dov'è il borotalco? Eccolo. Cucci, cucci. Cucci, 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 cucci. Dov'è? Cosa? Pannolino. Oh. Ecco fatto. Ma che brava bambina sei. Solo un minuto. Ce la fai a tenerla senza lasciarla cadere? Sì, certo. Oh, ecco. No. Vieni, ti do una mano. Io non mi ricordo più. Adesso sta attenta. Guarda. Anche mettere le spille può essere un'arte. Ecco qua, signorina, un bel paio di mutandine. Fai un po' da mamma. Vi conviene segnarvi tutto da qualche parte. La prossima volta non sarà gratis. Sta diventando carina, vero? Certo, una bella signorina. Lo vuoi ancora un maschio? Eh? Un maschio? Perché un maschio? E poi eri tu che ne volevi uno, non io. Papà voleva una femminuccia come te. Roger, sta attento a non farla cadere. Oh, eccola. Buongiorno.
Salve, Miss Oliver. Come sta, signor Adams? Bene, venga. Grazie per averci avvisato della sua visita questa volta. Salve, Miss Oliver. Oh, non l'avevo vista. Piccola, questa è la tua madrina, Miss Oliver. Su, Trina, salutala. Hai visto? Oh. È proprio una signorina. È bello vedere quanto è attaccata a suo padre. È la nostra unica ricchezza. Lei è una brava bambina. Quando potrà essere nostra per sempre? Il giudice esaminerà il caso il 27. Il 27? È venuta per riempire questi moduli, vero? Sì, grazie. Una copia la prendiamo noi. L'altra la consegnerete al giudice il giorno dell'udienza, naturalmente. Mm-hmm. Sono le stesse domande a cui avete risposto l'anno scorso, solo una semplice formalità. Allora, vediamo. Stato civile? Lo stesso. Età? Un anno di più. Certo. Professione? Sempre nell'editoria? Sì. Reddito? Reddito? Vede, Miss Oliver. Nessuno. Succede sempre così con un giornale di provincia, quando si fa del giornalismo moderno. Prima che la gente ti accetti passa sempre un po' di tempo. È solo per il momento. Devo solo darmi un po' da fare per gli abbonamenti. E per il 27 sarà tutto a posto, vedrà. Non c'è motivo di preoccuparsi. Sono certa che ce la farà, signor Adams. Ma lei ed io dovremo provare al giudice che il suo reddito è sufficiente anche per Trina. Non le facciamo mancare mai niente, lei lo sa, anche se questo non è un periodo buono. Me ne rendo conto, signore. È ora che io vada. Ci rivedremo il 27. Vuole che l'accompagni in macchina? No, grazie. Preferisco fare una passeggiata. In città è così diverso. Arrivederci. Vecchia cornacchia. Vuole portarci via Trina. Questo non è vero. Nessuno ce la porterà via. Thank you.
legge degli uomini non perdona la debolezza, signori. Le stronca. Vostro onore, c'è ancora il caso Adams. Cosa? Il caso Adams. Oh, sì. E la prossima volta che uno di voi avvocati si rivolgerà a me con l'arroganza mostrata oggi, vi farò mettere agli arresti. Questo è il bambino. Mi faccia vedere i rapporti. Dunque. Sì, vedo. Da quanto risulta da questa domanda d'adozione, sembrerebbe che non abbiate un reddito fisso. È così? Sì, è così. Mi meraviglio di lei, Miss Oliver, sa bene quanto io lo consideri essenziale. Vostro onore, credo che questo sia un caso particolare. Ho sperato fino all'ultimo momento che il signor Adams riuscisse a risollevare le sorti del suo giornale o almeno a trovare un lavoro, ma purtroppo ogni suo sforzo è risultato infruttuoso, così ho sperato. Senza un reddito fisso non posso concedere l'adozione. Questo bambino sarà riaffidato all'orfanotrofio. Signor Adams, può sedersi qui mentre io preparo questi fogli da farle firmare? È solo una formalità. Vostro onore, non può strappare una bambina alla sua famiglia e dire che è solo una formalità. E questa bambina è nostra. Io mi riferivo alla firma su queste carte. Sì, ma vede, noi è con noi da quando aveva 5 settimane. Sembra giusto dopo un anno doverla consegnare a degli sconosciuti. Signor Adams, non è qui per pronunciare una arringa. Lei ha già avuto l'opportunità di provare la sua idoneità, ma purtroppo se l'è fatta sfuggire. Noi siamo idonei, giudice. Lega i rapporti e la vedrà. Senza un reddito fisso non ho alternative. Pensavo li avesse avvertiti, Miss Oliver. Sì, vostro onore, l'ho fatto, ma speravo che... Ha sbagliato, Miss Oliver. Mi dispiace. No, vostro onore. Trina non è una macchina, un grammofono o una bella lavatrice. Qualcosa da comprarsi a rate che quando non può più pagarle dei tizi vengano a riprendersela. E tu adesso fai la brava. Chiunque può rinunciare a queste cose. Ma lei, signor giudice, rinuncerebbe a sua figlia. Perché quella bambina è come se fosse la nostra vera figlia. No, no, papà non ti lascia sola. Senta, giudice. È con noi da più di un anno. Ha avuto l'acetone e non l'abbiamo mai lasciata sola. Abbiamo passato le notti in bianco ogni volta che metteva un dentino. Noi l'abbiamo tirata su. E le assicuro che non le abbiamo mai fatto mancare niente. Chieda a Miss Oliver quante ispezioni ci hanno fatto. Per la sua crescita, per tutte le vaccinazioni e poi persino per il suo spazzolino da denti. Arrivavano ogni 5 minuti e controllavano anche che cosa le davamo da mangiare. Quanti genitori si sottoporrebbero a tutti questi esami per un anno intero? E ora che ce la portate via non mi sapete dire altro che è una formalità. Ma prego, signor Adams. Scusatemi, vostro onore. Ma non siamo stati fortunati come molte altre coppie. Potevamo averne uno nostro, solo che lei non immagina quanto mia moglie ne volesse uno. Io ne avrei fatto anche a meno. Lo so, molti uomini ne vorrebbero, ma io non ci sono mai andato pazzo. Sì, mi piacciono, solamente che... Quello che voglio dirle, vostro onore, la prima volta che l'ho vista... Era così piccola, così indifesa. Io non lo sapevo che i bambini fossero così piccoli.
E quando quel batuffolo rosa si è aggrappato al mio dito è stato come se mi fosse entrato nel cuore. E ci è rimasto per sempre. Non pensavo di sentirmi così. Sono sempre stato... un po' superficiale e avventato. Volevo diventare un pezzo grosso. Essere padrone di me stesso con nessuno che mi dicesse cosa fare. E invece eccomi qui di fronte a lei, giudice, a tentare di convincerla che posso prendermi cura di una bambina che non pesa più di 10 chili. Non è solo per mia moglie o per me che le chiedo di non portarcela via, ma per il suo bene. Siamo noi i suoi genitori. Penserà di essere abbandonata. Ci sono tante piccole cose su di lei, i sorrisi, gli sguardi, che solo Giulia e io sappiamo capire. Per noi è tutto. La prego, giudice, non ce la porti via. Non sarò mai un pezzo grosso, ma farò qualsiasi cosa, lavorerò. Elemosinerò, chiederò prestiti, io. La prego, giudice, venderò tutto finché non troverò un nuovo lavoro. Non le farò mai soffrire né la fame né il freddo finché avrò due braccia robuste, oh, la prego. Nostra amore. Per adesso e per sempre. Oh. Oh, Trina. Ora nessuno potrà portarla via. Mettiti vicino alle scale e avvertimi quando arriva. Procede tutto bene, Applejack? Lo sapremo a tavola. Sta arrivando. Di già. Nascondiamo il regalo, presto. Troppo tardi, ci pensiamo dopo. Nessuno in casa? Presto. Trina? Trina! Se ne vanno via sempre all'ora di pranzo. Sorpresa! Buon compleanno! Oh, buon compleanno! Buon compleanno, cara. Grazie. Sediamoci e apriamo i regali. Mi ero che oggi fosse il mio compleanno. Questo è di papà. Di papà. Mm-hmm. Oh, Roger, ne ho sempre desiderato uno così. Grazie. Sono contenta che ti piace.
E questa è da parte dello zio Applejack. Zio Applejack? Oh, credo di sapere che cos'è il regalo. Fazzoletti. Oh, sono meravigliosi. Per una signora come te non ci saranno mai fazzoletti abbastanza belli. Ti ringrazio. Brucia tutto. E ora tocca al mio. Anche tu. Chissà mai cosa ci sarà dentro. E questo che cos'è? Ti regalo un disco perché tu ami i dischi. E perché tanto tempo fa è stato un disco a farvi conoscere. Oh, Trina, cara. Grazie. Vieni, sentiamo che cos'è questo disco. Il tacchino è pronto. Venite a mangiare prima che arrivino i topolini. Corri, corri. Che stupendo pranzetto. I miei ometti di casa si sono dati proprio da fare. Bene. Ah, i topolini si sono presi un signor tacchino. Non ce n'è rimasto più. Che cosa avete fatto oggi a scuola? Oh, quasi mi scordavo, mi hanno scelta per la recita natalizia di quest'anno. Per la recita di quest'anno? E che parte farai? Canterò nel coro. Ah? Canterai, Trina. Ci divertiremo un sacco a cucire insieme il costume. Ma non ho bisogno di un costume, tanto non mi vedrà nessuno. Non ti vedrà nessuno? Tutto quello di cui ho bisogno è un paio di scarpe da ginnastica. Io farò l'eco. E l'eco sta sempre dietro la capanna. Sentirete solo la mia voce. Miss Hopkins dice che do alla musica un grande senso di profondità, come se cantassero dei veri angeli. Perché le scarpe da ginnastica? Le metterò per fare meno rumore. Camminerò in cielo dietro una grossa nuvola e mi porterò dietro anche una stella. Quando arriva sulla capanna, gli angeli cominciano a cantare. E così, quando viene il mio turno, io faccio l'eco. Miss Hopkins dice che l'anno prossimo, quando sarò grande, farò anch'io parte del coro e avrò un costume tutto mio. E allora tu e papà mi vedrete. Oh, ma io e papà verremo a vederti anche quest'anno. Il prossimo anno viene tra tanto tempo, papà. No, Trina, no. Arriverai in un battibaleno. Dimenticavo. Oh, è andata via la luce. Shh. Ma dov'è Trina? Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, cara mamma. Tanti auguri a te. Svelta, mamma. Sì, cara. Io parcheggio la macchina. Ci vediamo dentro. Andiamo. Oh,
rovinato la recita. Così Miss Hopkins non mi farà più fare l'angelo l'anno prossimo. Ma no, vedrai. Sicura? Prima di venire qui mi ha chiamato. Mi ha detto che sei stata brava. Certo, eri meglio di tutti gli angeli messi insieme. Sentito? Sul serio? Sul serio. Sai, mamma, il mondo sarebbe tanto brutto senza il Natale. Oh, è senza di te che il mondo sarebbe tanto brutto. Altri 12 mesi sono passati in un baleno e Natale è di nuovo qui con noi. Sembra ieri che la nostra piccola Trina partecipava alla sua prima recita natalizia. Trina ci guardava con gli occhi innocenti, di chi chiede amore, protezione e affetto. Adesso non ne è più bisogno. Una improvvisa e crudele malattia e ci ha lasciati. Ora nessuno potrà portarcela via. Ma quel giorno, il giorno in cui fu nostra per sempre, è così lontano. Di Trina. Viviamo come strani. Ed io, Miss Oliver, non so più cosa fare. Tra noi è come calato un muro. Ho tentato di parlargli, ma Roger non mi ascolta. Non vuole. Si sta punendo. E non si accorge che così punisce anche me. Prego, chiudi quella porta. Uscire con questa pioggia. Ho bisogno di respirare un po' d'aria fresca. Stanno bussando alla porta.
qualcuno alla porta. Il suo telefono, per favore, mi si è fermata la macchina e vorrei chiamare un taxi. Certo, è da quella parte, passi pure di lì. Oh, grazie. È molto gentile da parte sua. La volta che uno ha bisogno di loro, sono sempre occupati. Speriamo che rispondano. E Tommy canta nella recita natalizia. Così facciamo tardi, mamma. La nostra macchina è qui fuori. Se vuole le do un passaggio. Oh, lei è così gentile, ma è sicura che non le crei dei problemi? Le pare, signora. Vieni, Tommy. La macchina non parte, ha la batteria scarica. Vi darò una spinta. Ringraziarvi, sapete quanto ci tengono i bambini a queste cose. Andiamocene via di qui. Perché ti fermi? Porta la macchina a casa. Roger. Io non torno. Non voglio più avere a che fare con chi mi possa ricordare di lei. Come vuoi. Addio. Queste vecchie canzoni sono legate a tanti ricordi, vero? Sì, sono piene di ricordi.
Hai deciso quali sono i dischi che vuoi portare via e quelli che vuoi lasciare a lui? Sai, Applejack, non riesco a dividerli. Appartengono ad entrambi. Vorrà dire che li lascerò qui. Mentre tornavo, sentendo la musica, mi sono ricordato della prima volta che ti ho vista insieme a lui. E quando ti dissi dell'eredità, ero così timido, avevo sempre paura a parlarti. Chi l'avrebbe mai detto che saremmo diventati così amici? Applejack, prendi il resto delle mie cose, sono in camera mia. Posso darti torto se te ne vai. Pensi che io non me ne renda conto? Non sono riuscito a darti niente di quello che ti avevo promesso. Non è cambiato niente. Sempre con l'acqua alla gola. E ogni volta ti ho deluso. Vorrei poter trovare le parole per convincerti a restare, ma... non c'è un solo motivo perché tu lo faccia. Ho fallito, Julie. No, Roger, non hai fallito solo tu. Siamo stati noi. Il nostro matrimonio era come una continua scommessa. Appena ci è caduto addosso qualcosa di grande, di importante, non siamo riusciti ad affrontarlo insieme. In questi ultimi giorni ho avuto così bisogno di te. Ma tu eri lontano da tutti. Mi hai lasciata sola. Anche se eri nella stanza con me. Sì, lo so. Vorrei poter fare qualcosa per voi, ma... non è stata colpa nostra, Julie. Le cose andavano così bene prima che... non lo so. È che in questi giorni non riesco più a pensare. Era sempre così affettuosa. E adesso c'è solo un grande vuoto. È proprio quando le persone non ci sono più che si capisce quanto siano importanti. Già. E pensare che il giorno prima mi aveva chiesto $500 e io non le ho neanche risposto. Voleva che la portassi al cinema, ma io ero troppo occupato a leggere il giornale. Oh, Roger, con me è stato lo stesso. Le stavo provando il suo costume da angelo. Era così eccitata che non stava ferma un minuto. E l'ho rimproverata dicendole: questa è l'ultima volta che ti faccio un costume. L'ultima volta. Sì. Pronto. Miss Oliver. È successa una cosa stranissima, signora Adams. Ci hanno appena portato un bambino di giusto 2 anni. Vi ho subito telefonato... perché è uguale al bambino che mi descriveste nella vostra prima lettera. Si ricorda? Età
due anni. Carattere allegro. Occhi blu. Capelli biondi. Fossetta al mento. Ufficialmente non potrei dirvelo, ma ci sarebbe un'altra giovane coppia prima di voi. Ma è un bambino così speciale che forse lei e suo marito vorrete dargli uno sguardo. Sì. Miss Oliver, la prego, finché non l'avremo visto noi, non avverta l'altra coppia. Stia tranquilla, cara. A presto. Bimbo di due anni per casa, dovrò aggiustare la ringhiera delle scale. Sì. Non voglio certo che mio figlio caschi e si rompa una gamba. Oh, dovremmo cambiare la carta della sua stanza. E anche il lettino, questo è troppo piccolo per lui. Sì, certo, cara. Però gli metteremo sempre le sedie intorno. E lì c'è posto anche per un treno.